Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Qui ti parlo di una cosa, un concetto molto interessante. Si tratta proprio del concetto di, sempre riferito al video di ieri che parlava della composizione, parlava dell'armonia e della modulazione. Bene, della modulazione ti ho già parlato. Quello di cui ti voglio parlare in questo video è un altro concetto, che non è la modulazione di per sé. Quello di cui ti voglio parlare in questo video è come fare a passare da una scala maggiore a una scala minore. I classici cosa facevano i compositori Bach, Beethoven, Mozart? Facevano una cosa molto semplice: univano, prendevano una scala maggiore e una scala minore. Scala minore intendo dire la scala armonica, quella con la settima nota alterata, non la scala minore naturale, perché era quella che aveva il Sol maggiore che il quinto grado. Infatti, sia nella scala appunto armonica che nella scala maggiore, di Do maggiore in questo caso e Do minore armonica, hanno entrambe il Sol. Il Sol è l'accordo che fa da ponte, è l'accordo che fa da ponte per poter andare entrare in modo lieve, che senza un modo brusco violento, in modo lieve passare da una tonalità di Do maggiore a una di Do minore. Il modo migliore è fare questo, passare praticamente, fai una sequenza di Do maggiore, poi fai il Sol maggiore e Sol maggiore ti ricolleghi col Do minore, perché praticamente anche nella tonalità armonica, appunto, il Sol maggiore è l'accordo, appunto, il quinto accordo maggiore, nella scala armonica è maggiore il quinto accordo, e fa la famosa cadenza 5-1-5-1 di dominante e tonica, che è classica, appunto, della musica, appunto, di quel periodo, l'800, 700 soprattutto. Quindi questo era il principio. Ciao, possiamo.